Pittore, scenografo e costumista russo, Mikhail Larionov nasce a Tiraspol, in Bessarabia, nel 1881. Studia presso la scuola di Mosca di pittura, scultura e architettura. Nel periodo di inizio Novecento, mentre si diffondeva il cosiddetto cubo futurismo, nell'autunno del 1912 diede vita al raggismo, un linguaggio artistico derivato e strettamente connesso al futurismo italiano, di cui fu fondatore insieme alla sua compagna Natalia Gonciarova. Larionov fu inoltre un attivo leader nella nascente avanguardia russa. Il raggismo di Larionov si basa principalmente sulle teorie scientifiche della luce e sul creare uno spazio nell'immagine, cioè nel quadro, in cui l'artista potesse riflettere l'azione e la rifrazione dei raggi di luce. Vuole quindi catturare sulla tela ciò che l'occhio vede. Nei primi anni del Novecento la sua attività fu principalmente all'insegna del tardo impressionismo ed in seguito ad un soggiorno in Francia, intorno al 1907, entrò in contatto con il gruppo dei Fauves, sviluppando uno stile neoprimitivo. Sempre insieme alla Gonciarova, a Malevich e a Kandinsky, fu uno dei primi animatori dei circoli avanguardisti moscoviti e contribuì fortemente ad affermare le nuove tendenze, a tal punto che fu definito il padre del futurismo russo. Il suo stile cambia quasi radicalmente quando inizia a far prevalere colori vibranti e si serve prevalentemente di grosse pennellate. Nel 1912, insieme alla Gonciarova, produce la prima opera raggista e scrive ben tre manifesti dove espone le teorie che avrebbero dovuto porre le basi per il movimento, ma pubblicati più tardi nel 1913. Negli anni successivi al 29 si dedicò prevalentemente a dipinti figurativi in olio. Le opere della giovinezza, risalenti ai primi anni del Novecento a Tiraspol, sono caratterizzate da forti influenze di stile impressionista. La prima cosa che salta all'occhio è una vera e propria esplosione di colore, usando soprattutto sfondi di colore grigio chiaro, blu acceso e giallo, e rappresentando spesso figure come case e alberi. Larionov servì per un breve periodo nel servizio militare e fu proprio la vita dei soldati ad ispirarlo nelle sue produzioni intorno al 1911. Quando il suo stile cambia, diventando più primitivo nelle forme e caratterizzato da colori più vibranti, si occupa principalmente di raffigurare scene tipiche degli ambienti russi: caffetterie, bagnanti sulle rive dei fiumi, ristoranti, ma anche animali, in particolare i pavoni.